Finisce a reti inviolata l'incontro di Montorio tra la squadra di casa e lo Sporting Scalo, in un clima a dir poco rigido. Primo tempo avaro di forti emozioni. I primi 20 minuti scorrono lenti a centrocampo, il freddo si fa sentire e il campo è reso difficile dalle nevicate dei giorni scorsi. La prima occasione arriva al 22esimo, con il tiro a volo di Ruscioli che finisce a lato. 5 minuti dopo ancora il Montorio che va in rete col Valbonesi, ma il suo gol viene annullato per offside. La squadra di casa è l'unica a costruire reali azioni pericolose, al 32esimo sfiora ancora il vantaggio. La punizione di Ruscioli è un ottimo cross per la testa di Berardinelli, ma è perfetto il tempismo di Sardella che lo anticipa uscendo con i pugni. Sul finire di tempo il portiere ospite però rischia di subire la beffa, uscendo a vuoto sul tiro di Berardinelli. La palla finisce tra i piedi di Prioteasa, che ad un passo dalla porta vuota non trova il varco tra le maglie gialle. Si va a riposo a reti inviolate. Secondo tempo decisamente più vivace, le squadre rientrano in campo a marce alte. La prima occasione pericolosa è per gli ospiti, con la punizione di Bellè al 12esimo che finisce centralmente sul portiere. Al 17esimo è splendido il cross di Ruscioli per la rovesciata di Cocco, ma Sardella non si fa sorprendere. Al 22esimo Ruscioli dal fondo lascia partire un traversone rasoterra, sul quale non ci sono però compagni pronti alla deviazione decisiva. Al 25esimo ci provano gli ospiti, con il tiro di Bellè da un metro che finisce in out. Un minuto dopo Antenucci serve un cross alto per Valbonesi, sul quale esce Sardella che allontana smanacciando. Al 32esimo ancora il Montorio vicinissimo al vantaggio. La punizione di Ruscioli è un cross per la testa di Prioteasa che colpisce l'incrocio dei pali. Quello del Montorio è un vero assedio, i ragazzi di Di Luigi cercano ripetutamente il gol. Al 41esimo Antenucci serve un assist pregevole per Valbonesi che sbaglia da un metro. Due minuti dopo ancora un cross di Antenucci, ma questa volta è Ruscioli a sbagliare l'aggancio. Sul finire ultima occasione per Valbonesi che non trova la porta. Torna a casa con un punto importante la squadra teatina, mentre resta l'amaro in bocca al Montorio che non è riuscito a finalizzare le tante azioni costruite. La partita piuttosto equilibrata su un campo molto pesante, gli ultimi minuti ad appannaggio del Montorio che ha sfiorato il gol più di una volta e forse il pareggio ci sta bene. La partita l'avete vista tutti, la partita che poteva finire con punteggio tennistico, è finita 0-0, se non fai gol la partita non la vinci, anzi puoi pure rischiare di perderla, quindi a questo punto va bene così.